questi lavori devono essere finiti in tutti i modi entro l'estate, perché l'inverno poi porterebbe a grossi problemi, quindi a un rischio anche per la carreggiata esistente. Ci siamo davvero. I lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno alla Strassigna partiranno entro il weekend. Il tratto di strada, che nell'ultimo periodo ha visto code, avvallamenti e buche, sarà ripristinato entro l'estate, si spera. Intanto, dopo l'annuncio del sindaco Nardella sulla variazione di bilancio per velocizzare i tempi, il presidente Giani puntualizza sulla delibera. Proprio quella delibera, un'anticipazione che noi abbiamo voluto dare perché la città metropolitana potesse fare quei lavori che aveva aperto con il cantiere all'inizio di gennaio. Quindi non c'è un problema di soldi, è un generoso contributo che la Regione ha voluto dare, perché se avessimo invece tenuto un'impostazione normativa, essendo la città metropolitana presieduta dal sindaco Nardella gestore della FIPILI, i lavori li avrebbe dovuti portare avanti così come suo compito in quanto soggetto gestore della FIPILI. Comunque basta che nei suoi atti di impegno faccia riferimento alla delibera che noi abbiamo approvato all'inizio di maggio e lui può iniziare i lavori. Non è certo questo il motivo perché i lavori non possano andare avanti. Nel mezzo alla questione, un comune, quello di Lastra, che si è già adoperato alla chiusura in uscita verso la città dei mezzi pesanti, ma che spera di veder finiti i lavori al più presto. Mi sembra che i lavori, ora lo diremo poi il giorno preciso, ma entro il fine settimana, quindi ci auguriamo che i tempi siano rispettati. Terza corsia, società di gestione stile autostrade, tanti sogni per un tratto di strada subissato dai problemi. Prima però, cautela. Oggi è importante fare i lavori. Sono competenza della città metropolitana, li faccia il prima possibile.